polizia, che caspita, Vuol dire sì. Ok. volevano in questa fattispecie dire sì. Non era ironico. Allora, io sto cercando join me. Mi sembra di averlo visto. Vabbè, non volevo, ma... Adesso l'abbiamo visto, Rocco Marco Russo, possiamo anche Sì, ma ridurlo certo, ma di finché... dimensione, perché anche se non lo guardiamo tutta Ma sera. vedi, abbiamo un piccolino qua, quindi lo possiamo vedere quanto... Perché è così furba Microsoft che ha modificato Skype, che prima era una cosa robusta, spartana, ed è diventata la solita... Sì, ma no, sempre tutto quello che mi Che, serve ma non so, che per oltretutto fa vedere. tutto quel che vuole lei, cioè Skype, e non quello che vuoi tu, ma uno dice, ma si può rovinare così i prodotti? Ma... No, secondo me dovrebbero darti l'opzione di comprarli gratis e non te la danno mica facilmente, di comprarli a soldi, perché uno 20 euro gliele dà anche nel programma. Io personalmente gli do, se il programma mi Cioè, interessa, cosa vuoi comprarli pur che non... gratis? Non ho capito. Cioè, per esempio, ho i convertitori di MP di varie musiche, no? Sì. Ci sono quelli gratuiti, ci sono quelli a pagamento. Io lo provo a gratis e poi lo propago in modo che dopo l'elmè e non mi rompono, giusto? Sì, ma non lo fanno loro. Ma questi non lo fanno. Sì, però a lungo termine penso sia perdente questa politica qui che fanno, perché Sì, oramai ma a lungo no. termine noi non siamo più, capisci? No, Perché non voglio nel a lungo lungo, lo termine, diceva. lo diceva Keynes, però a lungo termine noi non ci siamo più, e allora che facciamo? No, non posso fare incazzare inutilmente. Ah, è già in esecuzione, allora dillo, e dov'è che è in esecuzione? Qualcuno vede join me attivo? No, io sto pensando al mio trasporto. Sì, adesso arriviamo. Ma allora, questo, vabbè. Tanto io sto cercando le mie cose. Vabbè, finché non arriva il programma, certo. Non le ho prese io, eh. Ah, le ho prese io, le ho prese. E se ci sono le manine. Allora abbiamo il pirlo che cala, Chi è che cala? eh? Il pirlo è calato. Doveva essere un Ah, immanente. è calato il Sì, loro PIR? si cercano di fare il ritorno delle province, così questo è un grosso apporto. No, Ma ho letto un no. titolo. Sì, guarda, giuro, l'ho letto di sfuggita, la Lega è in trepidazione Parte che mi perché informo che le province ci sono ancora, sì, ma sì, infatti. rompono i coglioni come prima. L'unica cosa che non c'è più è la parte eletta, che sono quelli che non fanno veramente niente. Gli altri, quelli non eletti, invece rompono i coglioni. Allora, Province umbra. Quindi hanno tolto quelli che erano meno dannosi alla fine delle fiere. secondo voi dov'è? Oh, guarda come cerca, dice condividi l'audio del computer, condividi lo schermo, cioè, ma questo è coso, come si chiama? No, Questo è l'altro, quello che piace tanto del joint. no, Questo questo è coso, come si chiama? Skype, che adesso cerca di fare quel che fa l'altro. Sì, ma dov'è gli instant message? Eccoli qua, guarda dove l'hanno nascosti. è dietro la curva. Qui, qui, perché non si vede. Ecco. Ok, ecco, te l'ho mandato. Guarda che faccia. Come? No, ma io so che faccia. Ma preso in un momento in cui avevo tutto il muso girato. Da linf, cosa vuol dire? Cos'è linf? Ah, da Linf. lì, cioè, che ci vai a fare? Linf o linf? Ah, ma cosa farai? Ma ti collegherai? Bene, vabbè, questo è quello che ho. Ok, allora partiamo nel senso.
Nel senso che Oreste ha fatto una domanda, vuoi farla anche tu? Certo, che compare, scusa, addubitavi? Ascolto Allora, attentamente. prima cosa prendiamo un notebook nuovo perché vogliamo fare qualcosa. Allora, beh, facciamo dire a Oreste la domanda, no? Allora, io vorrei capire che cos'è questo trasporto per allievo. Vorrei capirlo su un esempio elementare, ossia su un cerchio, su una sfera, scusate. Quindi su una superficie bidimensionale, proprio il caso Ottimo. elementarissimo, su una nave che naviga sulla Terra. Va bene. Cosa vuol dire che questa nave si muove in maniera parallela a se stessa? Ecco che ci siamo, vedi? Allora, il punto grosso è un aspetto intuitivo, nel senso, quando siamo nello spazio euclideo, il postulato delle parallele, questo postulato di Euclide funziona egregiamente, esiste il concetto di rette parallele. E quindi di spostamento parallelo, di trasporto parallelo, tranquillo. A questo punto il vero problema è quando sono in uno spazio curvo che non ci sono più le rette parallele, cosa diventa quello che nello spazio euclideo era il concetto di trasporto parallelo? E allora Levi Civita ha continuato a chiamare trasporto parallelo, tra virgolette se vuoi, quello che succede nello spazio curvo anche se non ha niente di parallelo. Nel senso che quel marchingegno che ha pensato, che dopo lo riesplicitiamo, è come marchingegno il più vicino possibile al concetto di trasporto parallelo piatto. Ok, questo va Quindi è bene. solo in questo senso che si usa il Sì, termine ma trasporto difatti va parallelo. bene. Però questo Però soltanto riguarda la domanda allora entro più nello la specifico della terminologia. domanda. Da quello che ho capito, si vuole definire un movimento lineare, dritto, perché non usiamo la parola lineare che non ci piace, dritto, il più dritto possibile. In una situazione curva. Allora, cosa vuol dire? Allora Io sono in un punto del mare e sì. sto andando in una Dritto. direzione che al momento io chiamo est, va bene? Chi sta su una Io nave, secondo no, chi dopo. sta su una nave, la nave praticamente è un punto, anche se è estesa per chi sta sulla nave. Quando chi sta sulla nave guarda la prora, la prua, per lui quella è la direzione di andare dritto. Ok, Ecco. fa un Il punto passo. però è questo. Che ed è quello che io dico incoativo, no? Che l'andare dritto è un processo incoativo perché appena ti muovi sulla superficie bidimensionale, appena ti trovi su un altro punto, però ottimo, attenzione a questo concetto, l'appena ti trovi non in senso infinitesimo, ma in senso finito, anche se infinitamente No, vicino. io su questo mi piace, bravo, questo hai detto una cosa che mi aiuta. Quindi io dico, io seguo il mio Sempre naso, in senso finito, eh? seguo il mio Anche se naso. infinitamente Sì, ho vicino. capito, è che in senso finito è importantissimo questo. Quindi in senso finito, tu praticamente dici, io in questo momento vivo in un piano e quindi ho una cognizione di cosa possa essere, io parlo la parola locale, a te non piace, ma capisci a me, e vado dritto rispetto a questo locale qui, ossia la mia marca va avanti. Quando è andato avanti di Un tot. un tot, diciamo poco, cosa vuol dire andare dritto rispetto a dove stavo andando prima? Allora, ecco, Levi Civita ha avuto questa intuizione. Se io vado dritto in uno spazio piatto, che cosa succede a che cosa? Allora, si mette nello spazio piatto e dice, quella è la direzione in cui voglio andare. Ci metto un vettore per indicare che vado in quella direzione. Poi su questo vettore ne sovrappongo un altro, che è il vettore tangente a quella situazione, che è lo stesso vettore. Siamo in uno spazio piatto. Quindi lui, la sua intuizione è vedere un solo vettore che indica la direzione come se fossero due vettori. Uno la direzione, l'altro la direzione tangente. La direzione tangente a che cosa? Al movimento, No, no, a no, al piano. Però, siccome il piano è piatto, ok, quindi praticamente alla quel vettore, direzione. il vettore dire, allora, diciamo così, il vettore tangente e il vettore direzione Direzione coincidono. coincidono, Quello è il perfetto. punto. Ora, se noi vogliamo sapere dove punta il vettore direzione, in uno spazio intrinsecamente curvo,
non abbiamo riferimenti esterni per poterlo dire, perché noi siamo dentro. A meno che non guardiamo questa parte curva come se fosse immersa in uno spazio più grande, noi non abbiamo questa estensione che ci fa dire la direzione. Quindi l'unico modo per dire qual è la direzione è quello di avvicinare quello che è, diciamo, è unito nella situazione piatta. Nella situazione piatta la direzione è avvicinata alla tangenza. Alla tangenza. Allora, come faccio io a ottenere una tangenza in un curvo? Faccio l'incoativo, cioè faccio delle derivate. Quindi, costruendo una derivata, perché quello è il vettore direzionale, cioè quello che a te piace chiamare il gradiente, no? Il gradiente è chiaramente un vettore tangente, no? O no? Alla superficie. Ecco, allora, quindi, quello che è nella situazione piatta, la cosa corrispondente alla direzione è il vettore tangente. Allora lui dice, prendiamo un vettore tangente. Quando l'ho preso in quel punto, la direzione del vettore tangente in quel momento coincide con la direzione che la prora della nave mi sta indicando. Bene, guardo che angolo formano. Beh, in questo caso che abbiamo scelto, l'angolo è zero, però potrebbe essere una situazione tale in cui l'angolo è diverso da zero, Cominciamo con quella che è l'angolo quella è zero. indifferente. A questo punto l'angolo è zero, dice, io mi sposto. Appena mi sono spostato, sono in un altro punto dello spazio curvo. Posso calcolare la direzione tangente. No. No, aspetta, non la direzione in cui voglio andare io, ma la direzione tangente di quel punto, che è un concetto locale, lo posso sempre calcolare. No, concettualmente sì, No, fila, no, però. no, ma non abbiamo finito il Ah, ragionamento. no, per Sì, me è perché così. no? Vai avanti, vai avanti, È un poi ti pezzetto, voglio cambio. dire, quando sono in un altro punto, l'unica cosa certa che ho è che in quel punto so calcolare il vettore tangente. No, sto dicendo, io non lo so calcolare, tangente a cosa? Allora, aspetta. Allora, ecco, manca questa definizione terminologica e anche ontologica. Il concetto grosso è questo. Quando noi siamo in un punto di uno spazio curvo, il vettore tangente lo otteniamo facendo le derivate, l'ho detto prima. Di che? Allora, Relax. calma e sangue freddo. Cosa stiamo volendo trasportare? Un vettore. Benissimo. La derivata di quel vettore. Tu mi hai dato un vettore, tu mi hai dato il compito, trasporta parallelamente in uno spazio curvo questo vettore. Questo vettore ce l'ho sempre. Lo devo derivare rispetto allo spazio in cui è immerso. La parola, così ho sbagliato. Lo devo derivare rispetto al spazio in cui si trova, non in cui è immerso. Perché l'immersione, se no si confonde con l'altra immersione, quella che ti estende Sì, spaziale, le dimensioni, appunto. quindi non usiamo adesso immersione. È vero che si può anche dire così, ma crea un sacco di confusione. Lo spazio, diciamo. Lo spazio dimensionale è una fattispecie. No, lo spazio bidimensionale, siamo su una superficie curva. No, lui intende quello che fa riconoscere il fatto che No, la ma lui ha detto derivata. siamo su una nave. Sì. Essere su una nave vuol dire che il nostro spazio è uno spazio bidimensionale che è la superficie della sfera del pianeta Terra. Ah, Pensando che tutta la Terra sia un oceano immane, ok. Certo, ok? questa è l'idea. Tu hai, diciamo, Quindi una noi tua. lo spazio nostro curvo ce l'abbiamo ed è bidimensionale, non esiste altro spazio. Esatto, su questo è di qua che vogliamo Quindi non partire. c'è il tridimensionale che dici tu. No, quando parlavi di derivata, ti ho chiesto di No, derivata no, rispetto a cosa? aspetta, la derivata a questo punto è costruibile perché noi abbiamo, quando diciamo noi abbiamo lo spazio curvo, vuol dire abbiamo la metrica. E la nostra metrica è una metrica che è formata da due variabili, no? La direzione di qua, la direzione di là, chiamiamo longitudine e latitudine, per capirci. Per cui abbiamo una metrica che dipende dal punto. Il punto è bidimensionale. Ecco. Questo vuol dire avere lo spazio. Poi abbiamo un vettore, qualsiasi. Essendo un vettore, lui dipende dal punto bidimensionale.
Quando sposto il vettore mi trovo in un altro punto, però lì, in quell'altro punto, il vettore è ancora definito, se no non l'avremmo dentro quello spazio. Giusto? Siamo d'accordo, no? Il vettore è sempre definito. Adesso non mi interessa del vettore, mi interessa che quando siamo lì, o quando siamo qui, è lo stesso, quando siamo in un punto ed è definito il vettore, siccome il vettore dipende dalle coordinate, posso fare la derivata del vettore. Sempre. Le coordinate di quel vettore lì sono No, legate. no, 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 vedi la confusione. Non le coordinate del vettore che dovremmo chiamare le componenti. Le coordinate del punto. Del punto. Il vettore Sì. AI dipende da XK. XK, e dico, posso derivarlo rispetto a XK, è quello che sto dicendo. Quindi ho dAI su dXK. Questa derivata la posso fare quando XK si trova nel primo punto. Quando XK si trova nel secondo punto, posso ancora, perché scusa, AI è definito. Allora, questa derivata la puoi fare perché hai disegnato i meridiani In un certo senso è Allora io ti rispondo in simile. napoletano, camma fa, perché se io ho l'apparato di fare la derivata, praticamente ho già quella famosa carta. Sai quella carta? Ma tu non fare il ragionamento matematico, tu vuoi il ragionamento No, matematico. no, io voglio capire al di là della matematica e della fisica. Allora, Semplicemente, se io se è la fossi carta. veramente un navigatore, cosa devo fare? Allora, io ho pensato Guarda che lo questo. fanno Posso così. Sì, fare una specie aspetta. di. Ma c'è quello che ti faccio No, vedere. questo qua è un pensiero come. Allora, facciamo come ai vecchi tempi, quando si sono inventate le somme delle cose sbiese, come si chiama? Come si chiama il teorema Sgorbie. del teorema di. Vabbè. Di Carnot? No. No, quell'altro qui italiano, quello qua. Vabbè, allora, Ruffini? No, quello è quell'italiano. pensiamo che Sgorbie. tutto il mondo sia coperto dai piccoli piani esagonali che si collegano tra di loro. Non sono d'accordo. Non ti Sai piace questa, perché? perché è Stiamo troppo tornando indietro. Se elaborato. io ho già la metrica, non mi interessa più avere quelle esagoni lì che No, poi mi deve produrre la metrica. Ce l'ho già, ma quando abbiamo detto abbiamo lo spazio va bene, curvo. però era cioè, Cosa fai la suocera? no, sei tu che fai il petulante. Fallo finire perché comunque è la stessa cosa. Se abbiamo la metrica, abbiamo il reticolo, se abbiamo il reticolo, abbiamo No, la no, metrica. non ho detto questo e non è così. No, mettiamo di avere un mondo diverso. Il mondo è fatto di esagonini, va bene? Che si collega tra di loro. Allora, su questo esagono, che è piatto, io vado dritto. Poi me lo metto, devo passare al secondo esagono. Vabbè, così non la capirai mai perché usi il paradigma piatto per capire il curvo ed è Sì, perché impossibile, ed è tutto è impossibile, fatto è così. impossibile. Allora, Ma voglio dire, date a devi. Cesare quel che è di Cesare, cioè date a Levi Civita la grandezza della sua Allora intuizione. spiegacela. E beh, la sto spiegando, non me la volete far No, perché spiegare? parli di derivata, quando parli di derivata vuol dire che porti al limite e No. quindi rendi lineare una cosa che non lo è. Non è Il così, tondo è non è piatto e così, viene nel mio hai un esagonino. concetto sbagliato di derivata. Perché lo stai usando in senso del limite, no? Come stai facendo tu. Cazzo Allora sto zitto e è finita lì. Posso dirlo o no? vuoi usarlo? Beh. Il punto grosso che abbiamo, ripeto, quando siamo nella situazione piatta, abbiamo una coincidenza. Che questa coincidenza in realtà non è soltanto una coincidenza, è che sono proprio loro. Quindi ogni vettore in uno spazio piatto coincide con il vettore tangente, finita lì. Quindi non ci possiamo fare niente. Allora a questo punto, fittiziamente, andiamo a pensare nello spazio piatto che il vettore e il vettore tangente siano due cose diverse, coincidenti. E Sì. allora uno dice, mentre per avere il vettore direzione, io faccio determinate cose geometriche perché siamo nello spazio euclideo, quindi esistono le parallele, faccio tutto in particolare. Per avere il vettore tangente faccio soltanto le derivate. L'operazione di derivare è un'operazione intrinseca, ecco perché non voglio dirti di fare il limite, perché il limite lo devi fare portando il delta a zero di che cosa? Di due punti che però sono distanti. Se tu fai la cosa di due punti distanti, non la puoi fare perché uno dei punti è
se è più in là di questo, si trova sulla parte curva. Quindi non usare il concetto di limite, non lo puoi usare perché il concetto di limite automaticamente ti fa vedere tutto piatto. E uno dice come? Ma se la derivata nasce dal concetto di limite, come Infatti. fai a dire che non devo usarla? Eccolo qui l'altro discorso che tu hai sempre sottovalutato quando io l'ho sottolineato. Concetto è vero, noi abbiamo ottenuto il concetto di derivata tramite limite del rapporto incrementale in una situazione piatta. Adesso dobbiamo diventare adulti e dire cosa abbiamo ottenuto? La derivata, ma come concetto lo dobbiamo far vivere da solo, come operatore. Il concetto di operatore di derivata è indipendente dal concetto di limite. Capito? Se tu lo mantieni legato, è il tuo problema che prova a disaccoppiare questi due concetti. Dovrebbero una definizione Di derivata? di derivata che non sia legata al limite del rapporto incrementale. Scusa, ma non si può anche senza nominare, ma non solo nominalmente, ma proprio il concetto di limite, comunque dire che c'è una distanza, cioè c'è una doppiezza e la derivata calcola, modula quella doppiezza lì, che poi il concetto di No, anche limite tu no, stai è una andando. de, è un no, beh, Quale praticamente doppiezza? Quale e doppiezza? cioè il metro della curvatura, cioè il passaggio che ha fatto le vicinità tra lo spazio piatto e lo spazio curvo, disaccoppiando la coincidenza dei due vettori, dà il metro. Sì, ma è quello che dobbiamo spiegare, capisci? Se tu dici Sì, usa questo però per. perché dici non si deve pensare al concetto di limite come intrinseco alla derivata? Ma che problema? No, nel senso, secondo me, ma è una L'abbiamo domanda appena semplice, detto, è una domanda perché in non realtà polemica. il la definizione di limite si basa sul processo che prende il delta x e lo Sì? fa tendere a zero, ma il delta x, delta maiuscolo, è un delta finito, quindi devono essere due punti tra di loro già distanziati. E tu riesci ad ottenere questo delta x, cioè la distanza tra i due punti, solo se la situazione è piatta. Se è curva, è quello che stiamo cercando di fare, non abbiamo ancora il concetto di distanza. Non ce l'abbiamo, però è quello che non può non esserci. E Vabbè, noi la dobbiamo allora tu qui calcolare. mi sembri, sai No, chi? San chi? Tommaso, perché dice, Dio non può No, non essere, allora Dio deve essere perfetto, no, deve avere dai, anche l'esistenza, ma siamo a noi. livello della prova ontologica di Sant'Anselmo. No, ma allora facciamo un esempio semplicissimo. Tiriamo una riga. C'era lui che stava dicendo Ah, qualcosa e scusa. io l'ho schiacciato come RMR, tira verme. fuori le tue. Rocco, Marco, Russo. Russo Marco Rocco. Vabbè, se devi, te dici che non devi fare la domanda, dici passo la mano e beh, è finita lì. Passa la mano. Invece devi farne un'altra. Ora, ma Eh no, è beh, scusa, impossibile. falla la domanda, Dai, dai, fa la che domanda, non Russo. succede Non nulla. fare così. Sì? Quindi? Non ho capito. No, in quel punto lì non cambia, è dopo che cambia. In quel momento lì tu pigli due punti sulla curva, ok, e guardi il vettore tra i due punti, lo dividi per la lunghezza che c'è tra il vettore e fai il limite come non piace a Orleo e alla fine hai ancora un vettore che è il vettore tangente in quel punto. Così funziona. Sento sospirare. Sì, perché Lo sapevo. allora il concetto grosso è questo. Agli inizi devi far così per capire cos'è la derivata. Poi, quando hai la derivata e hai il processo di derivazione e hai l'operatore di derivazione, basta, l'operatore di derivazione non è più definito come limite del rapporto incrementale. È quell'operatore che ha quelle date proprietà algebriche, strutturali e basta. Beh, intanto che sia lineare, che sia omogeneo, no? E però quelle proprietà lì sono state costruite Ma attraverso non un sono quel processo. processo lì.
Quindi noi non sappiamo cos'è la derivata. Io pensavo che Certo. la derivata di un vettore, che in una istanza, come dicevo adesso, era ancora un vettore parallelo, costruito così. Attenzione, che cos'è che non sappiamo ancora? Che cos'è la derivata covariante? Perché ovviamente la vecchia derivata la Ah, ma poi sappiamo. ci arriviamo, poi ci arriviamo, poi ci La arriviamo. vecchia derivata che ho chiamato piatta la sappiamo cos'è. È quella roba lì, se fossimo in uno spazio piatto. Quindi qua. Faccio una cosa che può sembrare, cioè, diciamo, laterale, ma è così. Prendiamo un foglio di carta, ci mettiamo la riga sopra, il foglio di carta è piatto, facciamo la riga, la nostra nave segue la riga, Sì. va bene? Poi prendiamo il foglio, lo attorcigliamo, facciamo un cono, seguiamo quella riga, quella è la roba dritta. Non torniamo mai da dove siamo partiti, questo è ovvio. Per tornare da dove siamo partiti dobbiamo curvare. Perché l'abbiamo curvato. Questo ci serve come ragionamento? Sì e no, cioè Perché tu può potresti servire mettere la per far tua mano a terra, capire una specie di... intuitivamente che devi introdurre qualcosa in più, no? Può Cazzo. servire per questo, ma poi non serve perché in realtà stai ragionando in termini finiti di spostamenti finiti, Sì, quindi tu eri partito da non. questo ed ero così È contento. equivoco l'esempio, intendi, no? No, non è equivoco. No, io No, non, è, io chiedo, non è che ero chiedo. partito da. Io stavo enucleando che c'erano dei problemi perché appena ti sposti sei su un altro punto, finito. Ossia, perché io pensavo di coprire di coprire, perché di mettere di annegare, mettere un cono, un cappello da Halloween sul mondo. Per cui alla fine il nostro navigatore deve fare un anello, giusto? Che lo può disegnare su quel cono. Quando apre il cono non è una retta. Però il cono non è curvo, no? Non è la superficie che ha una curvatura intrinseca. Il cono Il cono, non è quindi, piatto, il non è cono piatto. È piatto. no, non è piatto, che è piatto è il cilindro, ma il cono Il cono non è no, e no, piatto? perché c'è quell'inclinazione. Ok, allora troviamo una cosa in cui tu segui un parallelo. Già, scusa, no, no, tu segui un parallelo. Però per seguire il parallelo, in realtà, quando svolgi questa carta non hai seguito una retta. C'è qualche cosa che non quadra, che dipende dal fatto che il cono fosse conico. Cioè, Ma io c'ho vi faccio una domanda, secondo voi l'America del Sud è più grande o più piccola che ne so dell'Asia oppure Vabbè, quello dell'America che del fai le Nord? carte sono No, perché disegnate quando guardi male. la carta solita, che è la proiezione di marcatore, te la vedi piccola in proporzione all'altra, ma Sì. perché c'è la deformazione in Sì, quanto siamo questo a qua, sì, latitudine bassa, certo. tutto stretto, il Cile, quella roba lì, capito? Quindi stiamo attenti a quando pensiamo di aver riportato sul piatto, perché per riportare sul piatto dobbiamo proiettare e solo se proietti uno a uno, e se invece non Io proietti, proiettavo solamente un vabbè, parallelo. comunque così non caveremo un ragno dal buco, quindi io mi fermo perché No, ma non ti il fermi, navigante che deve andare a est e fa il giro, che cazzo deve fare per andare dritto? Se lui va dritto in che senso? Dove si trova? Questa è la mia domanda. Se va dritto nel senso tuo, lui come fa oggettivamente, cioè materialmente, a computare la sua direzione? Allora, ci sono due tipi di rotte, le rotte ortodromiche e le rotte lossodromiche. E i navigatori di aerei, lui, Marco, e i navigatori di navi sanno che esistono, gliele insegnano quando fanno il liceo nautico, quella roba lì. C'hai C'ho il brevetto, lo so com'è. il brevetto? E Si allora, perché riferiscono devo dire io che non ce l'ho il brevetto? perché se io viaggio in un deserto, se io viaggio in un deserto, io posso mettere un paletto, mi sposto di là e metto un altro paletto. Poi vado avanti e vedo l'altro paletto e rispetto a quell'altro paletto che io posso mettere il terzo paletto dritto, qualunque cosa voglia dire. Se io avessi un mondo fatto tutto di deserto, facendo così, torno dove sono partito o no? Questa è la domanda. Quel vedere i paletti è perché in quel momento non sei su una superficie curva, ma Mica sono. stai Certo. operando come se fosse una superficie piatta, piana, che infatti è il concetto tipico del deserto senza le dune, Certo. e cosa.
Quindi mi mettete in difficoltà dal punto di vista che non posso. Ma no, probabilmente, banalmente, intuitivamente si pensa che ci sia un'induzione per cui si può arrivare Eh no, a è discontinuo far il concetto tra diventare. spazio Infatti, tra spazio piatto e spazio curvo, non c'è una ma continuità. io ho messo il dubbio che si torni al punto di partenza, ma mi domandavo cosa volessi dire trasporto parallelo. L'unica cosa che mi viene in mente è questo: io metto un paletto qua, faccio un passo, metto un altro paletto, ma il terzo paletto lo metto in linea con i primi due. È una possibilità, sa cosa si intende per andare dritti? Questo io non lo capisco, se non in questa maniera qua. Io forse stavo esagerando nell'analizzare le cose, però hai nucleato proprio tutti i vari punti in cui ci si può confondere. Però poi mi hai bloccato, io non so più cosa fare. Perché io ti ho detto, guarda che quando sei in una situazione piatta c'è il concetto di vettore direzione e c'è il concetto di vettore tangente che coincidono. Adesso riesci mentalmente a staccarti dalla coincidenza? Se ci riesci, il processo è questo e lo stavo portando avanti. Sì, però ci sono due vettori. La direzione nuova devi calcolarla, no? Ma tu hai parlato di due cose, della derivata. Aspetta. Io ti ho detto, tu sei in un punto, ce l'hai l'informazione del vettore? Sì, e quindi sai dove punta il vettore che devi trasportare. In quel punto ce l'hai il concetto di tangenza? Certo. Ora, abbiamo scelto che vadano a coincidere, quindi l'angolo tra di loro è zero. Poi ti porti avanti di un po', che in realtà è finito dal punto di vista infinitesimo, però infinitamente vicini, che non è uguale a dire infinitesimo. Ok. Quel punto lì finito, che è infinitamente vicino all'altro, avrà un valore di coordinate che inducono sul vettore un suo aggiustamento di componenti che ti dà una direzione. Non hai nessun riferimento con la direzione di prima, non te ne frega, ti dà una direzione. Guardi quella direzione e la tieni presente come fatto di essere in quel punto. Poi, siccome sei in quel punto e hai la metrica, ti calcoli la derivata di quel vettore per avere la tangenza. Quando ottieni la tangenza, Cioè, ma tu dici la metrica. io sto Però la dicendo metrica si riferisce a un reticolo, si riferisce a una cosa che tu hai messo attorno. Per avere la metrica, per avere la distanza tra due punti, come fai? Perché devi numerizzarli, quindi devi avere un riferimento, che è il riferimento locale, come si chiama. Quindi il nostro povero Ma non è vero, ma non è cammelliere, come vero. Allora, fa ad. non è vero perché quando tu dici io ho la metrica, quindi ho la carta, è che hai già risolto tutto il problema. Invece, io ho la metrica e Senza avere la carta. non mi interessa la carta per No. il momento, finché non ho risolto il problema. Io sto impostando come risolvere il problema, quindi non mi interessa avere la carta. Allora mi devi spiegare cos'è una metrica senza carta. Perché noi abbiamo sempre definito la metrica come un insieme dei prodotti scalari tra i vettori della carta. E io ti ho sempre detto, non pensarla così, perché per avere i Dimmi prodotti, no, per un'alternativa. avere quei prodotti scalari di quei vettori, devi già avere i vettori e quindi la Chiaro, carta. chiaro. Chiaro? Allora, dammi un altro sistema di pensarli. È semplice. Che struttura ti dà fare quell'operazione lì? Cioè fare l'operazione di prendere i vettori, moltiplicare, avere le componenti e metterle in quella. Ti dà una struttura di un tensore a due indici. Basta, tu usa un tensore a due indici come metrica. Fine. Non ti preoccupare di cosa c'è dentro. È il contenitore che conta. È come se fosse una specie di incognita, no? Questo strumento fa anche, come dire, proprio calcolare l'angolo, cioè riesce anche a determinare, oppure dà la possibilità di che ci sia la derivata, ma non si riesce proprio fisicamente a calcolarla. Non so Ma se è che una. domanda del cazzo hai Lo fatto? so, Certo che si può domanda calcolare, sul dottor scusa! Nessuna Certo che domanda. se Einstein ha calcolato quant'è? 1,7 secondi d'arco, la deviazione della luce che fa quando passa da rasente al sole,
mica l'ha calcolato uscendo dallo spazio-tempo, non avrebbe potuto calcolare, era dentro lo spazio-tempo come tutti noi. Quindi in base a Quindi l'ha quell'angolo fatto con lì. calcoli intrinseci e l'ha calcolato. Sono andati a misurare, era quel numero. Quando ha fatto le misure c'erano errori osservativi, quindi era con un margine di errore grosso, ma poi sempre più affinando, sempre più affinando. Adesso usano la teoria per capire se gli strumenti che stanno facendo la misura sono tarati oppure no. Capite che No, ma nessuno sconvolgimento. mette in dubbio, voglio capire all'inizio, perché nessuno mette in E dubbio allora, il risultato. all'inizio bisogna capire che nessuno sa che cos'è la metrica, se no avremmo già risolto il problema. Però sappiamo che c'è questo concetto di metrica che ha delle proprietà. Non possiamo usarla tutta estesa perché non ce l'abbiamo, quindi guardiamo le sue proprietà. Perché capisci, il marinaio non guarda al mare, guarda fuori, guarda le stelle. Per quello che. Ma No, è l'ultimo. no, ricapitoliamo, È ricapitoliamo. estrinseca la È giusto cosa. guardare le stelle, Certo, perché? perché sono Per, fuori. no, Invece io pensavo che fosse intrinseco quello, eh. ma io non ho detto se, non sto analizzando un falso problema, sto dicendo, è giusto guardare le stelle, perché quando le guardiamo, noi non siamo sulle stelle. Quindi quello che succede è soltanto che stiamo guardando qual è la direzione. Certo, E basta. chiaro, quello che Ora, il vettore vogliamo. che tu mi fai trasportare parallelamente non è detto che sia già tangente alla superficie, può puntare così e quindi guardo quella stella lì. Chi se ne frega? Guardo la sua proiezione davanti a me, ok, quindi la stella là, io E lui cambia guardo le carte in lì. tavola. No, no, ho cambiato le No, carte ti in sta tavola. Perché facendo guarda la una. proiezione? Perché così che facciamo? Io Allora, dimmi. vedo che era al nord e vado là, non vado su perché non volo, io sono una barca, quindi sono costretto a stare su questo piano e quindi No, no. vado Posso sulla correggere quello proiezione. che stai dicendo Yes. senza dire che tu Dici no, cazzate? Sì, vai. non lo sto pensando che dici cazzate, però devo correggere quello che stai dicendo perché stiamo puntando la stella e non uso la proiezione perché per fare la proiezione devo già avere cognizione tutte quelle di prima. Io continuo sempre a puntare su quella stella perché mi serve avere la direzione del vettore che trasporterò. Poi quella che tu chiami proiezione non è la proiezione di questo vettore che non mi interessa, è il vettore tangente, che casualmente può essere un pezzo della proiezione, ma non mi interessa se lo è o no. Quindi io sono più libero. Ho il vettore tangente. Quando ho il vettore tangente, che non è quel vettore che sto trasportando, allora il fatto di aver potuto costruire il vettore tangente mi ha dato un processo di calcolo, che poi sarà di misura, che mi dà la direzione della tangenza. Quindi in ogni punto esisterà un vettore che mi dà la direzione della tangenza e un vettore che punta alla stella. Faccio la misura tra i due angoli e guardo se sono costanti rispetto a quando ero partito. Se sono costanti, sto trasportando il vettore in modo parallelo, che è il modo più vicino che Levi-Civita ha intuito che sia al concetto piatto. Questo è il processo. Più di così non so cosa dirvi. Per No, me è no, no, chiarissimo, ma rispetto. no, per me non puoi ripeterlo. Certo. Allora, per questo vi dicevo, datemi un vettore. Quel vettore, ecco perché dicevo la stella, no? Sta puntando verso Betelgeuse. E quindi c'è un angolo di 20-30 gradi, quello che è. 30 gradi, diciamo, dalla posizione. Quella direzione è la direzione del vettore che dobbiamo trasportare, che chiamiamo I. Quella I vuol dire che le componenti di questo vettore sono tali che puntano proprio sul Betelgeuse da quando partiamo. Poi guardiamo la direzione tangente nel punto dove siamo. Quella lì, la direzione tangente, ci dice una direzione. Tangente che cosa non me l'hai detto? Alla terra, alla superficie del Ce mare. ne sono tante tangenti, perché è su un piano, quindi ne hai tante. Ah, ho E che me capito, quindi ne è la frega? No, famosa proiezione che chiedevo io questa. e che me ne frega, capisci? È la Cioè, famosa proiezione no, che aspetta, chiedevo la io. direzione tangente sarà la direzione dello spostamento che farò, quindi posso andare in qualunque direzione. Ah, posso andare in qualunque direzione. Perché lo spostamento è un percorso mio Vado dove arbitrario che io se ne. decido di andare così, ok. Nel caso che Dopo dici che sia la proiezione, è perché hai già scelto un percorso ho già scelto particolare. un particolare, va bene. Andavo Quindi verso ci là. siamo Poi accordati? ci siamo Perfetto. accordati. A questo punto cosa devo fare?
spostarmi secondo il vettore tangente e arrivare nel punto infinitamente vicino, ma finito rispetto all'infinitesimo di partenza. A questo punto, beh, di nuovo prendo la misura dove la stella Betelgeuse, quella la so dove è in cielo, e piglio la direzione, quella è una cosa certa in quel punto. Poi in quel punto mi ricalcolo il vettore tangente. E naturalmente, siccome vogliamo dire che abbiamo già individuato un percorso, allora il vettore tangente sarà tangente alla superficie e al percorso. Oppure chi se ne frega, capito? Cioè, dipende da quello che abbiamo deciso. Allora, appena abbiamo di nuovo il vettore tangente e il vettore che punta alla stella, ho di nuovo l'angolo e guardo l'angolo. Se è uguale a prima, mi sono spostato in modo parallelo. Se non è uguale, abbiamo cambiato l'angolo, non sono in direzione parallela a prima. Sì. Ok, allora torniamo indietro, sempre questo ragionamento. Io sto andando in una direzione sul mare Posso dire che vado verso sud? e tengo il polo nord a 45 gradi, cioè esattamente al traverso della mia Vabbè, quindi vedi anca. che hai un vettore che trasporterai parallelamente che punta verso la Qua polare, cominciamo a punta capire. verso la Io vado polare. in direzione est, quindi tengo il vettore, diciamo, al traverso Ecco, a quando diciamo sinistra. direzione est, abbiamo già tracciato mentalmente Sì, un parallelo, un ok. circolo parallelo, La e mia quello è il percorso. Per tangente. cui adesso, ogni volta che calcoleremo con le derivate, la derivata di quel vettore che sta puntando verso Il il nord. nord, che sarà la tangente lì, che mi indica qualcosa legato alla tangente lì. Ci siamo? Ogni volta che faccio questo, lo No, io sto. capisco, c'è un vettore che punta al nord. Ok, io ho un angolo con questo vettore che è la mia direzione locale, Sì, ma vado avanti. senti un po', Sì, sei sì, sì. d'accordo o no che rispetto al vettore che hai, puoi farlo vedere come somma di due vettori, uno tangente al circolo parallelo. E l'altro è una direzione che vuoi, no? Qualsiasi, anche che entra dentro, ma non può entrare dentro. No? E così hai la somma e ti dà il vettore. Per cui hai un pezzo che è proprio quello che volevi, parallelo al percorso del circolo parallelo. Cioè parallelo, tangente, tangente al circolo parallelo. Ok, andiamo, facciamo un passo avanti e E a questo punto la direzione della polare mi ridà la direzione del vettore che sto la trasportando teniamo. e la calcola e poi mi ricalcolo il E tangente. guardo se la tangente adesso è uguale alla tangente di prima. No, guardo se l'angolo della Se tangente l'angolo. adesso con il vettore di adesso della polare, quell'angolo lì è come quando sono partito. È in quel senso lì che c'è. Sì. No, Aspetta allora che lui adesso no, siamo al clou del problema. me la fai fare domani, io Allora non fai la voglio domanda. pensare alle mie cose. Fai la domanda. Certo che sì, scusa, come cavolo faceva Amerigo Vespucci a muoversi? Esatto. O Colombo? O anche Gengis Khan quando si Andava, spostava nel sì, no, deserto ma di aspetta, Gobi? perché non è mica così. No, vai avanti, Marco, perché secondo me. E beh, vediamo se casca l'asino. E vabbè, anche la rotazione ci vuole. No, non lascia perdere la rotazione che io ci guardi. Stiamo ancora No, cercando nel di. senso che in realtà ce la possiamo mettere, però adesso aspettiamo, no? Aspettiamo, Marco, calma. Ancora non hai capito quello. Io che non ho capito quello. Parla, Marco. È il progetto di dritto che ci manca. Non è non un riferimento esterno. Allora, state a sentire. L'esigenza di puntare su una stella non c'è se non per esigenze pratiche, cioè non è che bisogna puntare su una stella per esigenze teoriche. Perché quando mi date il vettore AI, quello è un vettore, quindi punta in una direzione. Poi il problema di come praticamente io, ogni volta che vado in un altro punto, sappia che lui stia puntando in una certa direzione, quello è un altro paio di maniche. Ci siete? Qual è?
certo, lo so bene, ma infatti tu la derivata che devi fare, non devi fare una derivata sempre lì, parziale, cioè devi fare una sempre sul derivata pezzo. covariante. Allora, diciamo così, tu rispetto alla tua firma, no? Puoi far così. Sei all'inizio della firma, allora ti scegli un vettore direzione come cavolo vuoi tu, su un piano che voglio, no? Che in realtà il tuo problema è che lo spazio che stai analizzando non è uno spazio bidimensionale, è semplicemente uno spazio monodimensionale che è il tracciato della firma. Quindi ti metti tu su una direzione che vuoi e poi ti metti a lavorare in questo modo qui, con la direzione tangente, e mantieni la cosa, quindi ce la fai ad avere spostamenti relativi. Sì, ma il fatto è che sulla curva lui può andare solo avanti. Invece sul piano. Ma l'abbiamo detto prima, che in realtà non siamo su un quale piano, siamo su una superficie bidimensionale Sì, sferica. sulla fine. Abbiamo già scelto un percorso che è il parallelo, quindi è una linea. Cioè, sulla superficie sferica abbiamo scelto un percorso monodimensionale. Quindi non ci succederà mai niente, Allora, perché andiamo avanti. io stavo pensando questo, che questa tra questo. Adesso sta facendo un po', poi Sherman, stai facendo un po' lo No, 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 stronzo, stai smettila. mettendo la polvere sul tappeto, perché prima dici no, noi possiamo andare dove cazzo ci pare, il riferimento No, con no, l'altro no, vettore momento, e momento. che Ripeto, la roba ripeto. Non intuitiva è è che l'esterno allora, infinitamente prima lontano, stavamo per quello non ci partire, serve. quindi possiamo derivare come tangente in una direzione qualsiasi. Poi, quando abbiamo scelto la direzione, è perché stiamo seguendo sempre quel percorso. Va Quindi bene. non è vero che sto No, tu lucubrando. prima, Sì, così però. facendo, tu prima disegni le righe e dopo di che sto seguendo, io sto dicendo, ma le righe come cazzo le disegnate? Come fate a disegnarle No, la beh, prima lui non sta volta? dicendo E questo. si sta dicendo Io così. No, no, dici infatti. io seguo il parallelo. E chi ti ha detto che è un parallelo? Come fai a dirlo? Come fai a dirlo quando sei lì? Il Ma dove parallelo l'hai? lo puoi No, disegnare scusa, da fuori, lo puoi scusa, l'hai disegnare. detto tu. Tu hai detto punto la stella nord che è la polare Ecco, e poi per vado in quale si. direzione est. Quando dici così, non mi Sì, interessa no, ma a di seguire un fare parallelo, vado a est. la Sì, partenza. no, ma la mia domanda è, andando a est, non sto andando dritto, secondo me. Ma chi se ne frega? Perché infatti non vai dritto andando a est, vai seguendo un Oh. parallelo. Vado E ti ho seguendo un dato la parallelo, soluzione, per seguendo. cui adesso Mando. ogni volta che mi riferisco al parallelo sto parlando post festum rispetto e faccio un errore perché pensavo che fossimo d'accordo. Quindi non dico più segui il parallelo, dico soltanto vai a est. Vado a est Poi che e me ne frega se io fai. ti devo dire questo, e vado a est perché là tramonta il sole e sono in situazione estrinseca e non voglio mettermi qua Est dentro. non tramonta il sole. Vabbè, Sorte. sorry, scusa. Vabbè, ma a parte quello, A che. parte questo, io ti dico, se non c'è il sole, io non so dove cazzo andare, questo è il punto. Ma no, ma perché. È stato un punto antico, fino all'antichità non sapevo, se non ci vedi la stella, vedi il sole, non sai dove andare. E questo è il problema che abbiamo adesso. Come fai a dire che vai dritto? Boh, tu dici io ho la metrica e quindi te lo posso dire? No, Perché allora stiamo facendo un lavoro stranissimo, perché cerchiamo di andare avanti per capire questo concetto e poi torniamo sempre indietro. E mi stanco. Io alla fine. Mi sembra che fosse abbastanza chiaro. Io, cioè, se volete ve lo ripeto per chiarezza, ma è quel processo che vi ho detto. Facciamo nel concreto il calcolo e vediamo, altrimenti siamo fatti. Non si può andare avanti così a parole. Allora, mettiamoci su una sfera. Ok. Vediamo, Allora, andare dritti sulla sfera, cosa vuol ci dire? vogliamo mettere su una sfera? Va Sì, per bene, me va sì. bene. Allora, Marco, ti va bene? Siete d'accordo che questa è una sfera? Più. Ok, va bene, questa è la sfera. Giusto? Sì.
perché questa è l'equazione di una sfera, è l'applicazione due volte del teorema di Pitagora. Adesso calcoliamoci il differenziale di questa roba. Vabbè, perché ha fatto così? Allora, qui deve apparire una parentesi quadra. E non appare. Cioè, è accentato che Infatti non non deve apparire passa. quella, deve apparire la parentesi quadra. Vedi, secondo me fa interferenze quel disgraziato lì di Skype. About dynamics of the ghost. La clessidra, quindi quando si deciderà. Ma vedi, mi dà un'informazione. Skype sta utilizzando la webcam, ma che telefono. Ma capite come sono perversi? Ma adesso c'è molto, perché solito lo chiamano friendly, capito? User friendly, Ma ti non è. dicono le cagate e lo chiamano user friendly in inglese. Dice user, siamo la minchia del user. Non capirà mai cosa lei ha accettato, perché si aspetta 2 giorni. No, vedi che c'è scritto non risponde, gli ho dato il comando Input, di. output, dall'output, perché lui non ha Ma no, calcolato. quell'output è di prima, è dell'equazione, adesso deve ancora darlo l'output. Ecco, quando cambia colore lì, però se c'è scritto non risponde mi fa la clessidra, deve Se metti smetterla. la freccia dentro il campo bianco ti dà la clessidra, giusto? Quindi sta ancora pensando cosa vuol dire accettato, Non secondo gliel'ho mandata, non vedi che non c'è qui l'in. me. E ancora che sto scrivendo, vabbè, Ho capito, ho lascia capito. perdere. Vabbè, È ripartita questo Skype. Vabbè, portiamolo qui perché interferisce. No, ma è la mia, è io che ti ho chiamato. Aspetta, semmai la tolgo io. Aspetta. Allora, magari alleggerisce un po' il lavoro. ho cliccato. Io l'ho disattivato. Ma ecco, adesso non me lo dice più. Tu rimani tanto lo stesso. Non sei tu il problema perché arrivi. No, non è neanche questo il problema. No, ma se ti aspetti che risponda subito, ti sbagli. Sta facendo casini. Cioè, qui è l'interazione tra matematica e l'ambiente di e Windows. Magari c'è una metrica di mezzo. Kill. No, no, sei liberato. Sei Sei liberato. liberato. Allora, ecco, quindi. Eh sì, è quello che sto facendo. Alt gra. Ecco, adesso l'ho fatto. Adesso alt gra. Benissimo. Allora, adesso gli ho dato il calcolo, eccolo qua. Solo che ancora lui non sa che R è una costante, no? Quindi glielo diciamo, nel senso che diciamo che il differenziale di R è 0. Quindi questo vuol dire che R è una costante. Questo che abbiamo è il differenziale con quel 2 che vabbè, si toglie perché Si divide può per. togliere e anche tutti i differenziali si possono togliere. No, No. sono tutti diversi, x, y, z. Vai, lasciamo. Ah, cavoli, ecco com'è stato furbo lui, mi ha tolto tutta la memoria che c'era prima. Ah, per riuscire a... Scusa, ma il differenziale... DT stavo dire differenziale. DT sta Differenziale per derivata totale, ma la derivata derivata totale. totale coincide matematicamente col concetto di differenziale. Cos'è Ok. una differenziale? Una derivata totale. Vale a dire il gradiente moltiplicato un vettore. Cioè il gradiente moltiplicato il vettore spostamento.
Allora, il gradiente è la derivata moltiplicato il vettore spostamento che è di x, di y, di z, non ci siamo. Infatti vedi che è la derivata di x quadro 2x per dx più 2y per dy più 2z Ah, per sì, va dz. bene. Ok, adesso ho capito cosa è di x. X è differenziale. Dai, anche prima ho detto così. Quella è accentata, ci fermo un quarto No, d'ora sai di... cos'è? È che non schiaccio bene, altro, e quindi mi dà quello. Allora, adesso qui devo mettere semplicemente il 2 come divisore. Ok, così. Ah no, ok. Cavoli, guarda, si è capito il mio track. Adesso sì. Ne scemo. Ah sì, perché non ho fatto così, porco. Perché non ti... Questo è lui che fa così. è caduto Marco? Ah, perché aveva già risposto, ecco perché. Quello che volevo, questo. Allora, adesso ricaviamoci quanto vale il differenziale di z. Va bene? Ah, ecco, è andato via lui. Si chiama era. No, veramente non ti sento più, non ci sei. Mi sono sbagliato in tutto, accidenti. Ma perché non sono più in linea? La connessione è scadente. A me è caduta la connessione in campagna. Con la mia pianta ha tirato giù il cavo. Porca zia. Vabbè, può essere che è successo qualcosa. Mi senti? Sei? Vabbè, lascia perdere. Allora sì, io sono partito in quarta e poi mi ha disturbato, quindi ho perso altre bisogna. Guardate cosa volevo fare. Volevo fare questo. Risolviamo rispetto a z, era quello. Perché se abbiamo z, cioè se qui sono variabili indipendenti, x, y, z, abbiamo una tridimensionalità. Se invece adesso risolviamo rispetto a z, abbiamo z scritta rispetto a x e y, quindi abbiamo un vincolo e lo useremo per avere la superficie. Ed è questo. Quindi questa è la posizione che dobbiamo mettere dentro l'equazione, non dentro l'equazione, dentro il differenziale di z, quindi adesso devo risolvere anche questo. Ma ci sei Marco? Ah, scusa, perché no? Allora. Cosa sto facendo? Ah, sì, eccolo lì. Vedete che c'è il differenziale di z dipende da z. E però Z lo puoi far No, dipendere ma non dagli ce ne altri. frega comunque, non so. È questo che dobbiamo tenere presente come equazione. Questa è l'equazione della superficie della sfera. Siete d'accordo?
in realtà non di tutta la superficie, ma soltanto dal polo nord fino all'equatore. No? La vedete? Perché solo dal polo nord Perché l'altra è all'equatore? quella col meno, dal Sì, polo sì, sì. sud fino Ah, vabbè, all'equatore. quelle equazioni li lega e tre variabili in modo che i punti che realizzano quell'equazione sono sulla sfera. Ok, questo ci va bene. Adesso andiamoci a calcolare il differenziale totale qui, di questo, non di quello di prima. Quello di prima ho sbagliato. L'ho fatto, ma... Se calcolo questo, ponendo come al solito il differenziale di R uguale a 0 perché lui non varia. Questo, scusa, questo vuol dire che trovo il differenziale di entrambi i pezzi. Sì. Ecco, mi dice che il differenziale di z è formato così. Vedete che tutto dipende da x, y, z. Questo è il differenziale di z. Adesso, in questa scrittura... No, in quale scrittura? No, devo scrivere la metrica alla fine. Mi sono perso. Sì, in questa... Puoi tirare su un secondo perché c'è un pezzo di lampada sul muro, quello che non mi piace. Ok. Io non lo vedevo. Stiamo pensando di stare sulla sfera. Quindi, partendo dall'equazione della sfera, ci limitiamo alla superficie. Giusto? Quindi, sì, questa è la superficie. Se infatti vi faccio il grafico di questa roba, vi viene fuori una sfera, eh? Cioè una semisfera. Però R diciamo che sia di raggio 1, così Sì. non ci facciamo problemi. X. E qua ci sono. E quindi X lo faccio girare da meno 1 a 1. E Y lo faccio Sì, ma girare da qua ti meno. fa una boccata, ti fa, mi manca la terza variabile. Mi fa una cosa piatta? Perché non c'è la Z. Ma z è la funzione, scusa. Dai, tira su. Vediamo cosa fa. Hai fatto quello Ah, che vi perché avevo lui detto. è Z. Ok, va bene. Vedete? Vi va bene? Se volete vedere gli assi ve li do, ma... No, 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 dici, va bene, Quindi questa qui è la superficie. Per avere l'altra bisogna mettere insieme la meno, no? va bene. Quindi se io qui faccio così, metto questa per fare quella di sopra e questa copiata col meno per fare quella di sotto, me ne fa due e mi fa una sfera. Poi vabbè, sembra che non sia una sfera perché l'aspetto della forma non è corretto, i rapporti, però se gli dico automatico adesso, vedete, mi fa la Sì, poi sfera. lui l'ha fatta così, No, no, in vi... paralleli e paralleli, non l'ha fatta in meridiani e paralleli. Adesso cosa... Non mi introdurre casini. Eh? Allora, perché mi introduci casini? L'ha disegnata così, in paralleli e paralleli. Adesso si vede che è una sfera. Allora, il processo come l'ha disegnata è così complicato che... Perché vuoi parlare di questa cosa che ci disturba? Taccio. Cioè, in realtà se vuoi ha fatto delle fette tra di loro perpendicolari, tac, Aspetta, tac, ma non sono meridiani paralleli. mi ho detto paralleli e paralleli. Secondo due assi C'è problema, sì, certo. perpendicolari. Perché, vabbè. Allora, abbiamo quindi questa situazione, no? Quindi abbiamo una sfera, quindi è giusto che questa qui sia l'equazione di una sfera, questa. E allora stavo cercando di costruire la metrica. Chiaro? Ecco, la metrica cosa dice? ds quadro uguale un fattore a per dx quadro più un fattore b per dy quadro. Quella è la Più metrica. il doppio prodotto, più
un fattore per il dove prodotto. Perché? Che localmente... No, perché? Perché sì, perché nella metrica c'è. Ma no, la metrica è diagonale, scusa. Appunto. E quindi il doppio prodotto è zero. No, perché è diagonale, quindi il doppio prodotto sarà simile al coseno dell'angolo tra i due... Tra i due, tra l'angolo, tra i due... No? Se è una metrica dovrà avere quattro componenti. Allora, scusa. Usa il concetto di prodotto di vettori. Devi fare il prodotto scalare del vettore in una direzione per l'altro. Quindi, sì. Siccome qui è lo stesso, viene un valore. Sì. Qui viene un vettore in una direzione e l'altro nell'altro. Sì. Zero, perché l'angolo è 90 gradi. Sono, la base non deve essere ortogonale. Non quella. Quella non lo è, generalmente. Lo è in qualche punto. Ma la base locale... Non è ortogonale, guarda il disegnino. Non è ortogonale, se fosse ortogonale sarebbe... Ma cosa c'entra il disegno? Il disegno l'ho fatto per farvi vedere che era una sfera, adesso stiamo... io impazzisco. Vabbè... Scusate, ho più dubbi di quanto... Non vedo perché tu lo vuoi ortogonalizzare, perché tu dici io mi trovo una base locale e tutto ortogonale. Quindi localmente... La metrica è diagonale. Non l'ho scelto io, ma non l'ho scelto. Allora facciamo così, cioè vogliamo costruire la metrica di questa superficie, sì, curva? Sì, ecco, come facciamo a costruire la metrica? Dobbiamo prendere una base. Ah, bisogna prendere una base. Io questo non capisco. Questa base è una base ortogonale? No, non vedo perché tu la debba dire, però se mi dici sì andiamo avanti perché sono interessato a capire le cose, però istintivamente non vedo perché debba essere ortogonale, però vabbè. Se io piglio questo oggetto qui e faccio una cosa strana, arriviamo a quello che dici tu. La cosa strana è fare il quadrato di questo e il quadrato di questo. Appena l'ho fatto, quella è la metrica. Se gli diamo la possibilità di espandersi. E questo contiene anche la parte che dici tu. Quando dici il doppio prodotto. No? Ecco, adesso la metrica cos'è? La scriviamo. La possiamo scrivere, no? Mm-hmm. È una matrice, allora inseriamo matrice 2x2, no? Perché è bidimensionale. Mm-hmm. Ah, non volevo metterla lì, gliela devo mettere lì. Allora, matrice 2x2. Ecco. Qui ci metto... Allora, la metrica è x. Guarda, basta che tolgo il differenziale e siamo a posto. X lì? Ma no, perché ha messo tutto? Io ho copiato solo questo. Poi, questa col 2, devo mettere xy. Certo. Qui. E anche qua, il denominatore perché... buttalo fuori, dai, che brutto. No, ci serve anche il denominatore, scusa. Buttalo fuori dalla parentesi. Vabbè, subito no, prima devo scrivere. Ok, va bene. Devo togliere i differenziali e devo togliere il 2. Anche il 2. E poi piglio questo. Portico. Lo metto qua perché è simmetrica. Uh-huh. E poi piglio questo. E vi dico, togli il differenziale. Siete d'accordo che questa è la metrica? Togli il differenziale su in uno. Sì, sì, devo togliere. L'ho dimenticato. Questa è la metrica. Ecco, quindi chiamiamola GG o GS per dire G-sfera. Non mi piace. GG. Ecco. GG. Questa è la metrica. Adesso una cosa importante è facciamo il determinante di questa metrica. Troviamo. Ci ha dato zero. No.
può essere zero comunque. Allora, il determinante non è A per Dovrebbe B. essere x quadro più y Lo quadro meno xy, quindi. stiamo facendo. A, che è questo, no? Sì. Per B, che è questo. Meno Cazzo. questo per Sì. questo. Quindi va a zero. Lo vedete già che va a Sì, zero? certo. Sì. Perché qui c'è il prodotto dei quadrati, qui c'è il prodotto dei rettangolari che fanno il quadrato, e quindi il sotto è uguale. Chiaro? Allora, Ti piace questo, no, è no? singolare. Il Sì, determinante sì. dovrebbe essere diverso da zero, no? Come mai? È venuto zero. Fammelo vedere su un attimo se abbiamo fatto noi. L'abbiamo costruita male? No, Devo mica metterci controllavo un attimo. un meno qua? No, Controllavo perché questo deve essere uguale a quello, no? Il capo deve essere uguale a K. sì. Differenziale da espanso e ha messo il quadrato sotto. Guarda, il differenziale di 1 fratto la radice è uguale a questo. Noi sui numeratori che viene così, certo. Quadrato, quello è un meno meno, eh. Non c'è un segno sbagliato. Allora, sei d'accordo che la metrica debba essere simmetrica? Se deve Sì, essere su questo. simmetrica, devono essere uguali i termini rettangolari, cioè i termini delle zone rettangolari. Certo. Vabbè, il fatto che sia a zero lo lasciamo perdere per il momento. Pensavo che fosse diverso da zero, però. E cosa vuol dire che la metrica, il determinante della metrica è zero? C'è una singolarità nella metrica. E infatti la singolarità c'è ed è Vuol dire che sono collineari i vettori della base? Vuol dire che sì, è la singolarità è l'equatore, no? Perché infatti avete visto che abbiamo bisogno di due carte per fare la sfera. Però perché volete costruire tutto così? No, Mi no, dispiace, stasera pensavo di chiudere, invece non abbiamo fatto tutta questa cosa, io pensavo di farla prima, tutta questa discussione, invece mi avete rallentato. D'ora in poi, quando mi chiederete di far così, non vi dirò di no. sei tu che comandi qua, quindi dillo Hai capito? Ma non tranquillamente. pensavo che ci pigliava tutta la serata, pensavo Ma tu mi... cazzo, se non ho questo concetto qui in mente, quando mi parli di trasporto parallelo, così a dirmi, boh, capisci? Quindi io te lo chiedo, però se tu Comunque, mi dici non tu c'è lo stato un vuoi tenere momento in sotto cui. controllo, no? Che Analitico. Ci vogliono più strumenti strano. No, per ma averlo anche sotto controllo. concettuale. No, tu analitico. C'è stato un momento in cui eravate, come dire, d'accordo. Lo so, e poi l'ha perso, cioè lui è... No, a un certo punto tu hai detto va bene, facciamolo, e quindi hai detto calcoliamo, come dire, da un punto di vista costruttivo la derivata e vediamo come si slega dal concetto di limite. E abbiamo iniziato a fare, e poi a un certo punto, perché non ti va bene che quello che hai fatto fino adesso per dare il tessuto su cui poi fare un Vabbè, esempio in cui. lo so, però invece ci devo pensare di più, quindi non, è quello il fatto, ci devo pensare di più. Allora, abbiamo una sfera tridimensionale.
Cioè non si riesce a pigliare un punto sulla Ho superficie. capito perché ti viene zero, perché tu hai differenziato rispetto a Z. No, Quindi, no, no, rispetto. ascoltami, Senti. hai gonfiato il pompalloncino. Quindi in quella direzione, Solamente che non. la metri. Certo. Sì. Quindi, infatti, ecco l'errore. Sì. Questo è il differenziale di Z. Invece noi dobbiamo fare il differenziale di S quadro, il DS quadro dobbiamo fare, cioè S è una separazione di due punti sulla Ma superficie. devi inventare il DS quadro che noi non ce l'abbiamo ancora Ma inventato. in realtà ce l'avremmo, che sarebbe legato abbastanza a questo, ma ancora non ce l'abbiamo. Sì. Allora, facciamo così. Facciamo così, prendiamo questa roba e usiamola come struttura. Ecco. Era quello che volevi fare prima. E poi vedete che qui c'è x quadro più y quadro, più y quadro. Ora attenzione, la furbizia è questa. Questo deve essere uguale a un raggio, qualsiasi, che però è fisso a quadro. Ecco, questo raggio non è dentro lo spazio tridimensionale, ma è sulla superficie curva. Va bene? E allora ecco che se noi facciamo questa sostituzione qui dentro, abbiamo, vediamo un po'. Praticamente hai tranciato la palla con un cilindro. Se questo è cilindrico, però no. Abbiamo, se, allora, A è variabile. No, ok, hai parlato con un cilindro che Quindi, può variare. voglio dire, se x e y sono nel polo nord, siamo a 0 e quindi A è a 0. Poi, man mano che x e y si spostano, comunque, creano un Ah, quindi raggio A e dipende da quindi, x. diciamo, Ok. il raggio, la circonferenza di raggio A è un parallelo, Sì, quello stavo dicendo. ecco, che quindi è il taglio del cilindro che dici tu. Adesso ci siamo. Poi, man mano che il raggio diventa grande, grande, quando diventa R, il parallelo diventa l'equatore. Diventa Poi l'equatore. cosa succede? A diminuisce fino a tornare a zero per fare l'altra parte. È chiaro? Però questa qua ci darà solamente la nostra superficie sulla quale dovremo fare quell'esperimento Aspetta. di Quindi allora calcolare. invece di chiamarlo A, più giustamente chiamiamolo ρ, visto che è una variabile. D'accordo? Eh? Sì, quando andremo a fare derivate bisogna tenerlo presente che Certo, variabile. infatti adesso, calma, adesso lo facciamo. Quindi questo ok. Poi, l'altra Voglio dire, considerazione. non ci siamo tolti dai coglioni x quadro più y quadro, figurati. Aspetta. No, era solo per ricordarci. No, no. Perché è un rho di x Allora, di se lascio il più faccio l'errore, metto il meno. Quindi adesso questa, se la sostituisco lì per x quadro, sono a posto, no? Quindi in pratica qui è meno ρ quadro. Siete d'accordo? Cioè, x quadro più y quadro è ρ quadro, lì c'è meno meno, quindi. Ora, qui abbiamo una situazione mista, in quanto c'è x, y, ρ e r è una costante, ρ è una variabile. Allora adesso dobbiamo fare quello che ci serve, cioè, quando siamo sulla superficie sferica, pigliamo una direzione verso sud, il meridiano di Greenwich. No? E quello lo consideriamo per un certo angolo phi 0. E così becchiamo un vettore che. Aspetta, aspetta, stiamo mettendo la carta, stiamo mettendo il sistema di riferimento, non Ah, fare casini. Quindi phi uguale a 0 mi indica il meridiano di Greenwich. Va bene? Phi a 90 gradi mi indica quello che sarebbe. Questo così di solito lo chiamiamo x, ma adesso non lo chiamiamo x. Ecco, y, okay. Abbiamo delle coordinate polari, ρ e φ, centrate sul polo nord. Va bene? Quindi adesso x che cos'è? X è uguale a ρ
coseno di phi. E y cos'è? A sua volta, allora lo scrivo qua, y è rho seno di phi. Vi crea problemi? No, sarei partito da lì, dall'inizio, bene. Adesso di questo, se noi calcoliamo il differenziale per avere il dtx, anzi, allora facciamo così. Eh sì, ci sono arrivato. Prima mi sono sbagliato come partenza, adesso mi sono rinfrescato un po', quindi c'è. Allora, dt. Ecco, questo dt mi dà il dt che mi serve. Quindi adesso so cosa sostituire. A x mi sostituisco rho cos phi. Siete? Questo x, faccio una parentesi e ci metto rho cos phi. Ditemi che vi va bene. Stavo guardando, secondo me adesso Allora, non ho qui a visto. y ci metto rho sen phi. Però ricordate che questo rho è sulla superficie. Quindi è come le coordinate polari, no? Solo che sono su uno spazio curvo, bidimensionale. Adesso il dtx è tutto questo. E allora ce lo metto. E il dty è tutto questo. E allora ce lo metto. Bene, questo è quello che noi chiameremo dts, cioè il differenziale di S della separazione, cioè la nostra metrica. Soprattutto se facciamo il quadrato, perché è sul quadro. Quindi tutta questa roba qui deve essere al quadrato. E poi sviluppiamo il quadrato. Adesso ho la macchina, l'ho oliata, è tutto partito. Che cosa fa? Ah sì, ho sbagliato qui l'uguale, deve essere il doppio uguale. Quindi qui ricalcoliamo, ecco qua. Quindi mi dice ds quadro uguale rho quadro cos phi quadro, questa roba qui dt qua. Scusa. Cosa vuol dire? Stavo guardando, siccome sono la quarta, il determinante dovrebbe essere diverso da zero. Adesso costruiamo questo gg. Allora. Eccola qua, questo qui è G11. Devo togliere il differenziale. Questo qui è il G12. Vedete, infatti che c'è? 1 è rho, 2 è phi. Infatti qui c'è. Ah, non c'è il prodotto. No, che c'è qualcosa di Non strano. l'avrà messo perché avrà moltiplicato Si il sono, no, si sono coseno. sottratti. Allora aspetta che provo a vedere se si semplifica ulteriormente. C'è un seno lì. Sì, cos'è il seno? Ecco, si è semplificato. Oh, bella. Ah, eccolo il concetto. Quel concetto di z. Siccome sono partito dal dz, questo qui è soltanto la parte rho. Di variazione di rho, non variazione di teta, no, Sì, ma infatti, teta, fi, fi, fi. sì, secondo me intanto qui non compare fi perché non abbiamo mai Certo, discusso. no, ma infatti lo vedi qui, è chiaro, questo qua devo toglierlo. Questo è il pezzo G11, rho quadro, R quadro. Qui invece ci sarà il pezzo legato a fi. Ma perché mi è sparito sì Scusa, qua completamente? c'è un coseno comunque. Dove? In G1 G1 deve esserci un coseno alla quarta. Ce Perché? l'ha. Ma non vedi che si è semplificato? Alla fine rimane solo fi quadro. Ah, perché tu lo vedi solo questo pezzo qui. Sì, No, non però, fi, però. ma non ho capito, il DTF come ha fatto ad andarsene via? Guarda, c'era il DTF, lo vedete? Sono andato via.
però ho sostituito giusto, no? Qui dentro qua, che però questo è soltanto le... sì. Quindi questo è soltanto lungo un phi costante. Se facciamo variare phi, come cavolo devo fare? Cancello tutto e ripartiamo? No. Se abbiamo voglia, sì. Io Sì, allora ho cancello. voglia, però sono le 11:10 e mezzo. Per me va Beh, bene. cancello tutto Se e ripartiamo. capisco bene, tu lascia questo modo di disegnare il mondo che mettesse dei meridiani e paralleli e paralleli e paralleli, in modo che è immerso, scusami la parola, No, aspetta Allora, è una un cosa attimo. tremenda. Allora, Tu l'hai immerso, no? sì, questo grafico era solo per vedere che era una sfera. No, non è solo No, vedere una adesso non sfera, sta dicendo perché questo qualcosa. anello qui non è altro che la proiezione della sfera nel piano Z, in questo piano qua, e questo è per così, semplice, non è un'invenzione mia, è scritto lì, è scritto nelle equazioni, non nel disegno, perché tu se blocchi X e blocchi Z ti rimane il cerchio. Il cerchio è legato a quella X e a quella Z. Che niente fa. Ti capito cosa dico? Non è il disegno. È la questione del dito e della luna. Questo qui era l'esempio di far vedere che quello che abbiamo lì è una sfera. Punto. Poi se ci vai a ragionare sopra. No, ma se dobbiamo fare i conti dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Siccome tu poi cerchi di passare in Fi e Psi e Ro, chiaramente sotto quella struttura qua che è fuorviante. Allora, o manteniamo questa, che a me non dispiace, calcoliamoci il DS qua sopra, che, se ho capito, è semplicemente il differenziale del punto, ossia di questo, non so come dire, il punto è dato da due, cioè, un punto è dato da due valori, X giusto? e Y. Però X, sì, X e Y. se io No, sulla voglio, sfera non hai sei. Ecco, questo è questo. Va bene, questo è questo. no, quelli non sono coordinate, quindi per questo Sono dico stai. punti sulla sfera, però. Allora, Quindi se mi devo. dai X e Y sono punti sulla sfera, ma mi devi dare X e Y. Ok, adesso quando. No, perché se tu sposti X e Y non ti trovi più sulla sfera. Ma sì, quello lì è il vincolo. Radice di 1 quadro meno x quadro meno y quadro è il vincolo che ti fa stare sulla superficie. È z che ti fa saltare fuori dalla superficie. Ma z è proprio la radice, quindi è quella la superficie. Se vuoi andare da questo punto qui, che ha un significato matematico, perché l'intersezione tra questo caso a questo punto qua, Ma ancora non abbiamo la metrica, non possiamo fare questo spostamento. no, però l'obiettivo era quello lì, in Sì, teoria l'obiettivo è era quello quello lì. lì. Allora, se noi riusciamo a pensare a questo punto qua, in quei termini lì, poi andiamo a fare il differenziale totale di quel punto e allora vai avanti. Allora, prendiamo di nuovo la sfera come è scritta generalmente così, no? Però al posto di z ci dobbiamo mettere qualcosa, in modo che sia tutto in Y e quindi cosa ci mettiamo al posto di Z? Ma il fatto è che non è Z che devi bloccare. Come no? È qui che ce lo dice, vedi? Ci dobbiamo mettere questo. Ah, questo, sì, vabbè, ok. Quindi ti sei liberato da Della Z. Z. E dopo faccio il differenziale. Eccolo. Quindi, però secondo me viene 0. Beh, mi dice che c'è vero, perché siamo tornati indietro. Mettendo questo, Sì, fa il quadrato, va a certo, 0 qua, va a 0 e viene R quadro perché sei uguale sulla sfera. a R quadro. Quindi non è così che dobbiamo arrivarci. No, non è così, perché alla fine usiamo due parolacce. Di avere una mappa che va da R2 su R2, e tu non ce l'hai questa mappa adesso. Tra R2 piatto e R2 appare.
non è essenziale pensarla così, io ho capito questo, Ho capito, però non ho allora. capito l'altro modo. Ok. Non è che non l'ho No, capito, no, ma la mia domanda di lo stasera so, era lo questa. so. Allora, finché non ci mettiamo sulla superficie della sfera con delle coordinate che variano indipendentemente una dall'altra, non abbiamo risolto il nostro problema. Allora, scriviamo le superfici della sfera come ai vecchi tempi. La superficie della sfera è vecchi tempi? Come si faceva allora? Si dice che Allora, io una prendo, sfera è io prendo, no, identificata io dal prendo. coseno di zeta per il seno di φ, di psi, va bene? Semplice. È quella in coordinate sferiche. Sì, è Vabbè. coordinate se serie, Allora, sì o no? Come ai vecchi tempi. adesso lo chiamo R lo possiamo chiamare. R seno di teta. Vabbè, anche così. R sen zeta per cos φ, perché hai due angoli nel presente. Virgola. Punto, ecco, virgola, R R, sen seno zeta, teta. sen φ. Dove qual è la corrigitudine zeta, allora, giusto? Sì, Oh, questa è e superficie della questo è sfera. sì. E questo è un punto di cui No, abbiamo la aspetta, latitudine e la no, longitudine. questo cos'è? E poi dobbiamo mettere ancora l'altro. No, basta, basta, questo è sulla sfera, superficie bidimensionale. Questa è l'applicazione Ah, di già, φ e è ψ. Esatto. vero, è vero, cioè, ci siamo già, infatti. Questo è il vettore. Questo è il punto. Adesso tu vai a differenziarmi questa roba qua. Sì, con... Occhio che da qua dovrebbe bastare. Sì, Adesso adesso, non ci certo, perdiamo. adesso vediamo. Che... No, ma aspetta, dobbiamo dire che è uguale a qualcosa, no? No. Sì, Perché vabbè, questo è un punto su quella sfera di raggio R, togli pure R, così non ci ok. No, troviamo il no. problema. Diciamo R, guarda, diciamo che il mondo è largo Uno, vabbè, sì, 1. ecco. Allora gli metto uno così. E così ci troviamo un dolore. La macchina si mette a derivare. Adesso qui devo risolvere, no, devo dire uguale a qualcosa. Vabbè, questo cos'è? Questa è la Dx è differenza. dy. Ok, quindi Cioè, questo no, dovrebbe aspetta. darti la G. Sì, aspetta, questo è dx, dtx, e questo è dty. Siamo d'accordo? Quindi la G, sono sicuro che avrò fatto i conti bene Sì. Ma lì. allora, con questa posizione... Possiamo tornare su quella cosa? No, No, andiamo ma avanti. è questa. Vedi, questa scrittura è giusta. Come R uguale 1. Fammi seguire qua. Vabbè. Allora, adesso devo risolvere rispetto a dθ e di φ. Adesso O no? Oppure devo mettere il differenziale di x uguale a questo, da qua. devi fare di S, va bene? Allora devi fare il quadrato del primo più il quadrato del secondo, o Sì. Perché il ds quadro è dty quadro più dty ci quadro. Sì, piace? sì, sì. Allora, dts quadro è uguale quadrato più quadrato. E dentro le parentesi ci metto questo che è il dtx. E questo che è il dty. Gli faccio fare tutto il calcolo. Che bella fatta che lo faccio lui, Come? che gran cosa che lo fa lui. Ecco, poi provo anche a semplificare, vediamo se riesce a semplificare. Ecco, ce l'abbiamo, però ci abbiamo una cosa stranina. Cos quadro teta di teta quadro. Sen quadro teta di fi quadro. Giusto, Certo che è giusto, ma è un'altra, cioè è una metrica, e qui è la metrica sì, semplicemente che cos quadro se quadro. con l'attitudine è l'azimut. Ah, chiaro, perché sei lì messo, sei qui, è, la metrica è appunto 1, 1, dai, cos quadro, poi tutti simmetrica 0, 0 e poi sai il sen fi, Ma quindi, sen teta. scusa, quindi questa è una metrica diagonale. Diagonale. Quindi questa qui è cos quadro, questo qui è 0, questo qui è 0,
E questo qui sta in quadro. Va bene? E così la sua, determinante è 1. Eh sì, e quindi va bene. Va bene perché Perché ha raggio di... il determinante vale, no, no, perché vale 1? Non è la No, somma. scusa, scusa, è quella roba, è il Se ci prodotto. fosse R, sarebbe R quadro, cos quadro, sin quadro. Ti Quindi va piace benissimo. questo? Va bene. E questa qui ci serve per... Adesso che abbiamo la metrica, facciamo il lavoraccio nostro. Quindi GG ce l'abbiamo. Allora, vedete che possiamo dire GG 1 1 e lui mi dice cos quadro, quindi abbiamo anche le componenti, no? Poi, se gli dico GG 1 2 e lui mi dice 0 e G2 1 0 così. Quindi possiamo scrivere la derivata di un vettore, la derivata covariante di un vettore. Dobbiamo prendere un vettore. Che c'è? Un vettore. Sai Decidi. cos'è che non mi piace? Tanto che è sparito fi. Beh, no, d'altra parte, scusa, perché è sparito phi? Perché è ciclico e quindi c'è il fatto che... No, Perché fi era la colatitudine, la colatitudine è teta. Infatti, quindi è rimasto solo la colatitudine, e questo può andare bene. riguardo un attimo, non abbiamo scritto male, no, no, abbiamo scritto Adesso bene, sen teta cos phi, sen teta, sen quinto, no, giusto, giusto. questo dovrebbe essere sì, così, questo dovrebbe. Quindi quello che sparisce dovrebbe essere fi, è circolare, È fi è l'azimut. là, sì. Quindi c'è un'indeterminazione rispetto proprio Quindi in questo caso qua la metrica è dato dal seno e dal coseno. all'azimut. Allora, i gamma sono... Allora, guarda che lo scrivo qua. No, Usiamo quella formula là, di questa è potente. Allora, suoi non uomini. quella là, questa che è più... Derivata rispetto ad A dg, No, questo rispetto a di che è A, perché so se... aspetta un attimo, No, comincio a basta, no, scrivere, fammi basta scrivere la così. formula giusta, poi ti posso dire cos'è, se no mi imbroglio, sono mica Deus ex Abbi machina, pace, eh? fratello. Abbia pace, fratello. Ma scusa, allora g, cosa ci metto? Lo metto alto o basso? Lo Allora, mettiamo adesso basso. scusa un attimo, però. Ti sei incazzato per me perché parlo troppo. Adesso mi No, fai un favore. Ti incazzi che non con parla per Marco perché niente. non parlo. No, che ci Allora, vuole. scusa, incazziamoci tutti e tre con Oh, Marco. perché non esiste Cristo. Se uno Oh, fa una domanda di troppo non va bene. Se uno fa una domanda non va ma bene, tu ti allora... fai che ti fai tu? Ma dov'è? Marco? Dormivi? Eh sì, ma che fai? Ah no, ecco, sì, devo scriverla così. È così che devo scriverla. Sì, di A su di... Cioè. Sì, è giusto. E questo dovrebbe essere, mi sembra, gamma sopra A e sotto B, virgola C. Togliamo le parentesi. Adesso dovrebbe dirci se gli va bene questa. Se gli va bene questa, possiamo procedere a calcolarci la gamma della metrica, cioè le connessioni affini di questa metrica. E poi abbiamo gli oggetti. Abbiamo il modo di calcolare le derivate partendo da un qualsiasi Ah, no, no, ecco punto. dove ho sbagliato. Sì, ecco. Beh, vabbè, no, ho sbagliato, non così. Devo fare EA EB per EC. Che
però questo prodotto è B per EC, è proprio la metrica, quella che ho scritto prima, GDC. Quindi le scrivo tutte e due. Questa sono uguali, solo che E è il vettore, quindi quello lì è B per scalare e C è il prodotto scalare. Quindi siccome B e C vanno da 1 a 2, non perché sono sulla superficie, è 1 per E1 che mi dà un quadrato e che è G11, che adesso si chiama cos quadro teta. E 1 per E2, che però sono ortogonali, mi dà 0 e quindi 0. E quindi G12 è 0. Poi E2 per E1, che sono ortogonali, 0, G21 uguale a 0. E poi E2 per E2, che mi dà G22, che è 6 quadro. Teta. Cioè, quello è per spiegare come il determinante. No, come devo costruire? No, Come devo. no, il determinante abbiamo già visto che è uguale a. È questo qua il determinante. Cos quadro per sen quadro. Che siccome la metrica è diagonale, è G11 per G22. Sono davvero per i coglioni, ma secondo me non è giusto. Anch'io non sono convinto. Secondo me cos non c'è, è uno quello lì, perché quella roba lì è il prodotto scalare, mi si E consenta, guarda, l'ho scritto sotto, tra, è B per EC. quindi deve essere uno, perché su quel meridiano lì la derivata della variazione è uno. Allora, ma È solo sul meridiano, invece sul parallelo è più piccolo perché il cerchio è più piccolo e quindi ci va il seno quadrato. era questo che Non lo è so questo io che com'è che non. sei arrivato di lì a là. No, è Io ti così ho che. detto di fare il quadrato di questo più il quadrato di questo. Non so se questo Allora, sia giusto. tu dici. Sì, ma. Allora, il quadrato di questo più il quadrato di Dunque, questo. sarà giusto questo Allora, questo ragionamento o no? concetto è giusto, però quello che non è giusto è quello che c'è scritto qui dentro. Perché. Mi hai fatto No, quello è scrivere. giusto. Aspetta un attimo, ma non è giusto, scusa. No. Guarda, questo qui è R. Questo qui è R. E poi la cosa che manca qui è la terza dimensione che è R coseno di teta. Ecco. Questa qui è x, y, z. Poi dobbiamo prendere l'equazione della sfera, isolare z e a questo punto mi sparisce, capito? Beh ragazzi, però No, ma vi è chiaro cosa. No, non è che lo facciamo adesso, però adesso. no, prima discorsivamente l'avevamo fatto, Sì, avevamo isolato una delle tre. ma poi abbiamo lasciato perdere quello perché ci eravamo ingrovigliati. Quindi il concetto è questo: queste sono le trasformazioni, quello che mi chiedevi tu della mappa, ma di R3 in R3. Questa va da R2 in R3, questa va da R2 in R3, No, questa. solo perché. No, Perché no, R è no, costante. no, no, neppure. Questa va da R3 perché sono 3, cioè. Allora, qui c'è scritto x, y, z, sì, va in R2 perché R è costante. Perché R è costante, Sì. certo. Vabbè, la rifaremo. Chiudo. Però dobbiamo riuscire a capire. Non so, magari in Sì, questo caso possono sembrare cose troppo no, elementari, no, perché non perché? sono gli occhiali, però Ah, io non sto brontolando per è culo. un livello a cui io Siccome non eravamo arrivati di a niente, zero. mi era dispiaciuto non essere arrivato a niente, tutto lì, era per quello che brontolavo. Marco? Te le abbiamo confuse? È perché non abbiamo fatto niente, non abbiamo completato le cose. E vabbè, un tentativo a vuoto è giusto che capiti, no? Ma sì.
Vedremo prossimamente.